Ah, che profumo, ragazzi. Ciao e ben ritrovati su Aqua Plants Farmer. Io sono Matteo e oggi parliamo di basilico. Sì, finalmente parliamo di piante nostrane, piante aromatiche. Questa arriva direttamente dalla Liguria, ma il video di oggi parlerà di come mantenere vive le piante una volta che le portiamo a casa dal supermercato. Spesso mia madre, il mio vicino, il mio collega mi chiedono: ma come faccio a salvare la pianta una volta che la porto a casa, Matteo? Perché spesso succede che noi la portiamo a casa, la pianta è molto bella, bella verde, bella profumata, ma dopo pochi giorni le foglie incominciano ad appassire, a ingiallire, a staccarsi e in poco tempo la pianta rimane un esile bastoncino senza le foglie. Come faccio a mantenere una pianta bella, vigorosa, in salute, profumata? Per farci il pesto, come devo fare? In questo video lo scopriamo insieme. Il basilico è una pianta immancabile nelle nostre cucine. Io sono un amante della pasta al pesto, ragazzi, e per fare il pesto ci vuole veramente tanto basilico. Come facciamo a mantenere la pianta così com'è, presa dal supermercato? Le piante arrivano nei supermercati nelle condizioni migliori, ideale, ma questo non vale la stessa cosa quando poi le portiamo a casa. Perché? Perché questo vaso non è adatto a contenere tutte queste piantine. Assolutamente no. Il basilico è una pianta che ha bisogno di tanto spazio a livello radicale, ma anche tra una piantina e l'altra, perché si sviluppano anche non solo in altezza, ma anche ai lati, alle ascelle, come si suol dire. Lo spazio che noi troviamo nel panetto di terra, una volta che portiamo la pianta a casa, è assolutamente insufficiente per far sì che la pianta cresca più di così. Quindi le regole da seguire tendenzialmente sono due per avere una pianta di basilico in vaso e non per forza in perfetta salute. Uno, occorrerà fare subito un rinvaso. Le piante hanno bisogno di molto spazio, quindi dovremo subito dividerle, separarle e metterle in un vaso molto più grande di quanto non sia questo in realtà. Seconda cosa, pensando al clima mediterraneo, molti di noi erroneamente posizionano la pianta sotto il sole, spesso nelle ore centrali. Ecco, no, la brucereste. In pochissimo tempo la pianta perderebbe tutte le foglie, diventerebbero nere e cadrebbero tutte quante, perché è una pianta che maltollera il sole nelle ore soprattutto centrali, ma anche il sole in generale. Tant'è vero che io consiglio di tenerla alla luce, al sole, solo nelle prime ore della giornata o al più tardi la sera, altrimenti la cuocete. Che cosa vedremo in questo video? Innanzitutto, se ancora non sei iscritto, ti invito a farlo per non perderti tanti nuovi video in arrivo, un like di incoraggiamento e perché non mi racconti come hai tenuto il basilico fino ad oggi? Lasciami un commento. Su Instagram, se ancora non lo fai, mi trovi sempre come Aqua Plants Farmer, pubblicherò aggiornamenti sulla crescita delle piante, perché oggi andremo appunto in questo video a dividerlo. Da un vaso ne andremo a fare ben due. E vedrete poi su Instagram come si evolverà la situazione. Pronti? Andiamo a sporcarci le mani. Dai. Ah, vi faccio vedere proprio real time la pianta. Non ha spazio, come vi dicevo, nel vaso. Quindi per svasarla, così vediamo anche l'apparato radicale, non bagnatela. Lasciatela asciugare un attimino. Smuovete il vaso in questo modo. Mi date una piccola strizzata. Prendete le piantine, capovolgete. Guardate che roba. Siamo al limite, un'altra settimana e questa pianta avrebbe incominciato ad andare in sonferenza, quindi ora la andiamo a dividere e mettere nel vaso. Eccoci qua, prendiamo la nostra pianta di basilico, la svasiamo e la dividiamo in più piantine, tranquillamente con le mani, ok? Volgarmente in questo modo. Sono molto concentrate queste piantine, una vicino all'altra, quindi una va a soffocare l'apparato radicale dell'altra, è come se andassero in competizione una con l'altra. E dobbiamo evitare che questo succeda, ok? Guardate quante, guardate come sono vicine una con l'altra. Praticamente una va a magnare quello dell'altra pianta. Ecco fatto.
abbiamo un bel po' di divisioni. Ora, che dobbiamo fare? Ci prendiamo un bel vaso con già pronto del substrato, mi raccomando che sia di qualità. Non badate a spese, perché qua poi si tratta di cose che andate a mangiare, quindi non andate a risparmio, perché poi vi trovate il substrato con i moscerini, le piante non crescono bene. Insomma, io qua mi sono già trovato e preparato il substrato, come vedete già bello arieggiato, col pomice, con un po' di fibra di cocco. Il substrato che utilizzo lo trovate nella mia pagina Amazon, il link è in descrizione, ok? Quindi abbiamo le nostre piantine, facciamo un po' per uno. Il vaso, come potete vedere, è molto molto più grande rispetto a quello madre, chiamiamolo così, e andiamo a posizionare le nostre piantine. Se fosse stato un pochino più umido sarebbe stato meglio, però noi ci arrangiamo lo stesso in qualche modo. Comprimati bene. Vedrete in pochissimo tempo la pianta esplodere, perché finalmente le loro radici hanno spazio, possono svilupparsi in tutta tranquillità. Noterete uno sviluppo esponenziale in pochissimo tempo, specie se le terrete nelle giuste condizioni. Primo tra questi l'esposizione, che non deve essere posizionato in una zona molto soleggiata. Il rischio è quello poi di bruciarvi la pianta irrimediabilmente. Smuovete un po' le radici, fate in modo che possano prendere la loro nuova strada, in questo modo, un po' rustico. Compattate vicino alla pianta. Se quando le rinvasate vi si ammosceranno, non vi preoccupate, è normale, normalissimo. Vedrete che nell'arco di una giornata, anche meno, vi si risolleveranno naturalmente. Guardate quanto spazio adesso. Vi ricordate come all'inizio? Ora si vede la terra. Hanno molto spazio uno tra l'altro. Avremmo potuto dividerle ancora un po' di più, ma così va più che bene. Prendiamo un altro vaso. Tac. Si vede, sì. E procediamo. Altro buco. In un prossimo video vedremo poi come avere piantine illimitate di basilico moltiplicandole. Quindi non dovremo stare più a comprarle. Ce le autoprodurremo da soli. Più andate a utilizzare un substrato di qualità, in questo momento ne sto utilizzando già uno preparato, quindi non devo stare a miscelarmelo con la perlite piuttosto che col concime, c'è già dentro tutto. Altrimenti vi prendete un bel substrato base, una bella torba base di qualità e l'addizionate con, se volete, un po' di perlite, un po' di pomice e un po' di concime. Io uso sempre un filino di concime pellettato, ma non a contatto con le radici, mi raccomando, ok? Se no bruciate la pianta. Ricordate sempre di fare un po' di pressione. Avete attivata la campanellina per non perdervi i nuovi video? Mi raccomando. Come vedete ne stanno uscendo parecchi ultimamente. Guardate qua che bella. Mi sono rimaste due piantine così in solitaria. Tac. Ecco qua. Ora andiamo a bagnare abbondantemente il tutto.
acqua e a bagnarti abbondantemente fino a far sgrondare l'acqua dal fondo. Cercate di bagnare quanto meno possibile le foglie per evitare attacchi fungini, ok? Adesso le piante sono sdraiate, è quasi impossibile, ma mi raccomando, quando andrete a fare le vostre bagnate quotidiane, non bagnate le foglie. Basilico è una pianta molto rustica, molto resistente, soprattutto se andiamo a utilizzare veramente un substrato di qualità, vedrete che la pianta ne gioverà e sarà anche più resistente ad eventuali attacchi parassitari o fungini, ok? Dobbiamo risparmiare con l'acqua, quindi cercate di bagnare l'essenziale, non esagerate, non abbondate. Appena vedete che l'acqua incomincia a scendere, vi fermate. Questo solo la prima volta. Servirà per far aderire bene il nuovo substrato al ve il vecchio panetto di terra. Basta, non di più. Noi, ragazzi, abbiamo finito. Vi aggiornerò sulle piante di basilico, vi farò vedere come crescono, in un nuovo video vi farò vedere come si moltiplicano e per gli aggiornamenti ragazzi vi invito come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Aquaplants Farmer. Penso di avervi detto tutto, quindi hanno bisogno, il basilico per crescere bene ha bisogno di tanto spazio, quindi se la tenete in vaso, come nel mio caso, avrà bisogno di un vaso più grande. In piena terra dategli molto spazio, ma un'altra accortezza sarà quella di non fargli prendere sole diretto, specie nelle ore centrali, per non far bruciare le foglie. D'accordo? Ragazzi, vi ringrazio come sempre. Da poco è possibile abbonarsi al canale, quindi se volete supportarmi, volete aiutarmi a crescere, valutate questa possibilità, trovate il tastino qua sotto. Vi ringrazio comunque anticipatamente. Da Matteo, Aquaplants Farmer, è tutto. Se avete suggerimenti per i prossimi video, lasciatemi un commento qua sotto. Un abbraccio. Ciao ragazzi.